sindaco di Trentinara, Rosario Carione. Sindaco, ha appena preso il via l'iniziativa Gran Amore, stiamo vedendo proprio delle persone che fanno uno splendido selfie d'amore nella sua Trentinara e con questa cornice fantastica vediamo cuori e richiami d'amore ovunque. Sì, abbiamo appena finito insomma di presentare l'evento e abbiamo appena acceso le luci, le luminarie che accompagneranno in questi 3 giorni d'amore i nostri visitatori, i nostri turisti. Abbiamo reso Trentinara più bella, piena di luci, piena di fiori, insomma, in un momento sicuramente difficile, l'inverno, in un piccolo paese, ma siamo davvero felici e orgogliosi innanzitutto nel vedere il nostro paese più bello, insomma. Sono già felice di questo e sono certo che insomma avremo la possibilità di ospitare un po' di persone in questi giorni, insomma, a fare una splendida passeggiata lungo la Via dell'Amore, sulla terrazza del Cilento, a fermarsi presso la sede dell'APS dove abbiamo preparato un piccolo momento di accoglienza, chiamiamolo così, lì dove abbiamo esposto le foto che hanno partecipato al contest fotografico e i cui vincitori saranno premiati nella giornata di domenica. Insomma, 3 giorni di passeggiata romantica, di vivere in un paese tranquillo, sereno, insomma, con un bel freddo che non guasta, perché in questo periodo ovviamente fa freddo, ma ci saranno 3 giornate di sole, quindi non vi scoraggiate, insomma, invito le persone a fare una splendida passeggiata qui, perché troveranno un paese bello e la comunità davvero felice di accogliere chiunque lo vorrà. Maiano, Giungano e Trentinara insieme per un evento volto anche a destagionalizzare il turismo, un evento che parla d'amore. Ne parliamo proprio con il vice sindaco Franco Russomando di Giungano. Siamo a Trentinara dove ha appena preso il via Gran Amore. Assolutamente sì, un progetto entusiasmante che, come dicevamo prima nel convegno nell'aula consiliare, ha messo insieme quindi come partenariato questi 3 comuni di Maiano, Trentinara e Giungano, e dove questa sera Rosario, con molto coraggio e con molta insistenza, ho voluto questa manifestazione quindi destagionalizzando un po' quello che è il normale flusso turistico dei nostri territori. Ha avuto coraggio e il coraggio secondo me gli dà ragione, perché questa sera veramente è un incanto questa piazzetta, questa terrazza del Cilento, da dove si guarda Giungano, no? Verso il basso, e dove c'è questo scenario che dico io sempre, manco i cinesi si possono copiare, sono bravi in tutto ma non ci possono copiare questo, perché è una bellezza naturale straordinaria dove veramente ci si aspetta un grosso risultato. Secondo me il coraggio c'è stato, la battaglia stasera, che è la prima serata, possiamo dire che è vinta, e bisogna continuare su questa linea, su questa rotta. Ovviamente noi amministratori abbiamo il compito di essere al servizio delle comunità. Questo stasera lo dimostra ancora una volta, perché il nostro compito, quindi il nostro servizio alle comunità, è quello di creare le opportunità, di creare percorsi affinché chi poi vive effettivamente le comunità ne abbia un beneficio, e ovviamente ne abbia un beneficio la stessa comunità rispetto a quelli che sono i processi e i percorsi messi in campo. Questo progetto è un progetto entusiasmante, quindi il grano è il filo conduttore tra i 3 paesi, e l'amore ovviamente è l'amore che ci vuole e ci voleva per portare avanti un campo di grano, affinché il grano crescesse e poi diventasse farina. Oggi e all'epoca ci vuole tanto amore e tanta fatica, ma la fatica vera, tant'è vero che sia le comunità di Trentinara che quelle di Giungano, in occasione dei grandi attrattori, no, che sono la festa del pane da una parte, la festa della pizza a Giungano, sono andati anche negli ultimi anni alla riscoperta dei grani antichi. E questo perché? Perché ovviamente la filiera impone oggi di avere un percorso di prodotti genuini, di prodotti tipici di questa terra, che poi ovviamente vanno sulle tavole di chi ci viene a visitare e di chi viene a degustare. Socchia che tiene bella, lucente chiude stella, sonnira chiude nira, so come tu i sospiri. Sembra che tenga vento, c'è trovo sentimenta, ma che c'è sano vezzo, con l'occhio e la carezza. Che mi va a scordare, occhio per ragionare, senza parlare, senza parlare. Oh,
Sindaco di Rocca d'Aspide, Gabriele Iuliano, c'è tanta sinergia tra le associazioni di questo territorio per mettere in campo delle iniziative davvero valide. Una di queste è senza dubbio il Carnevale 2020, che tornerà in veste ancora più grande qui a Rocca d'Aspide. Sì, devo dire i ragazzi, le associazioni quest'anno hanno fatto una scelta molto oculata di mettersi insieme per fare in modo di rendere organico questa bella festa popolare che affonda le sue tradizioni insomma nella cultura cristiano-cattolica, ma che poi voglio dire è caratterizzata da un elemento di grandissimo folklore e di divertimento molto apprezzata e molto gradita soprattutto ai bambini. E devo dire quest'anno c'è questa grande sinergia tra tutte le associazioni, soprattutto giovani, che hanno immaginato di creare uno spettacolo particolarissimo che tocca tutta una serie di comuni viciniori e che si fermerà qui a Rocca d'Aspide per un'intera giornata, con tutta una serie di eventi, di manifestazioni, di spettacoli che come ogni anno sono graditi, ma credo che quest'anno, proprio per il programma così copioso e così ben articolato che hanno predisposto, credo che sarà ancora più importante e ancora più bella da vedere e da gustare e quindi da partecipare. Per il Carnevale 2020 a Rocca d'Aspide sarà organizzata una grande festa, si farà in piazza 20 settembre ed è firmata dal Forum Giovani di Rocca d'Aspide appunto. Ne parliamo con il vicepresidente del Forum, Alessio Mazzaro, un vero e proprio evento dedicato al Carnevale dunque. Sì, domenica 23 febbraio ritorna il Carnevale a Rocca d'Aspide. Grazie al coinvolgimento di tutte le frazioni siamo riusciti a riportare il Carnevale in grande a Rocca d'Aspide. Da un po' di anni era una festività messa da parte, era in ombra, e grazie al coinvolgimento di altre associazioni in collaborazione con l'amministrazione comunale siamo riusciti a riportare il Carnevale. Questo è un motivo di orgoglio per Rocca d'Aspide. I ragazzi del Forum si stanno impegnando tanto nell'organizzazione e speriamo ci sia un riscontro positivo. Ed è stata pensata veramente in grande la festa per il Carnevale 2020 che si svolgerà il 23 febbraio a Rocca d'Aspide, tant'è che qui per l'occasione confluiranno i carri di tutte le frazioni. Sì, quest'anno il Carnevale rocchese ritorna in grande, dato che grazie all'aiuto del grande Carmine Guaglia, colui che è promotore di questo carnevale da parecchi anni, siamo riusciti a coinvolgere un po' tutte le frazioni, tra cui Tempalta, Massano, Serra, Garretiello. Oltre ai carri ovviamente delle frazioni, saranno presenti anche altri carri da paesi limitrofi. Non ci resta dunque che invitare la popolazione a preparare i costumi per grandi e piccini e partecipare alla festa di Carnevale di Rocca d'Aspide ad accesso gratuito. Sicuramente, noi ci aspettiamo veramente una grande giornata, dato che, come hai detto tu appunto, è gratuita, e anche perché ci sarà un percorso enogastronomico, aperitivi lungo tutto il Corso Giuliani e sotto la piazza 20 settembre, quindi una vera e propria giornata, dato che la sfilata inizia alle 11 e terminerà più o meno verso le 16, quindi nel primo pomeriggio. Frutta e verdura Manzi Maria Grazia, Corso Europa 91, Matinella di Albanella. Da noi troverai onestà, cortesia, qualità e convenienza, i punti di forza che ci rendono unici. Frutta e verdura Manzi Maria Grazia, il sapore della natura, a Matinella di Albanella. PCC di Aquara, un punto di riferimento dal 1978 con 13 filiali in provincia di Salerno. Siamo ad Aquara, Castel San Lorenzo, Rocca d'Aspide, Capaccio Scalo, Eboli, Oliveto Citra, Salerno, Battipaglia, Campagna, Ponte Cagnano, San Gregorio Magno, Felitto e Pellezzano. Scegli BCC Aquara, la tua banca vicina, affidabile, conveniente e cooperativa. Da 42 anni al servizio di imprese e famiglie del territorio. BCC di Aquara, dalla tua parte e dalle tue parti. Sede amministrativa sulla strada statale 18 a Capaccio Pesto.
Trentinare, sulle colline di Pestum. Green Park Eventi Bio. Wedding Sensorial Experience. Sindaco di Serre, noi siamo proprio all'interno del Palazzo Ducale in occasione della Festa dell'Olio, perché proprio per questo evento ha appena riaperto al pubblico dopo un primo restauro. Sì, salve, buonasera, benvenuti. È un piacere vedere questo cortile bellissimo riaperto al pubblico dopo tanti anni. Adesso manca qualche altro mesetto di lavori e poi sarà restaurato completamente, faremo una bellissima inaugurazione, però in occasione appunto della terza festa dell'olio, che è fatta anche con il patrocinio del Comune di Serre, abbiamo con un successo elevatissimo, veramente un successo strepitoso, aperto il cortile che qua c'era la vita del paese. Tante persone, coetanei miei, ma anche più diciamo anziani, hanno dei ricordi bellissimi all'interno di questo cortile. Ho avuto tante attestazioni di stima per questo restauro che si sta finalmente ultimando. E infatti, Sindaco, c'è veramente tantissimo entusiasmo, tutti i cittadini ma anche i turisti che vengono, anche se non siamo in alta stagione, qui a Serre in occasione della Festa dell'Olio, ammirano questo palazzo. Sì, è così, è la verità. E poi stiamo valorizzando appunto non solo le bellezze di Serre, ma soprattutto quello che è il prodotto principe della nostra comunità, che è l'olio. E dobbiamo valorizzarlo e pubblicizzarlo sempre di più, che questa è un po' la nostra carenza. Noi abbiamo un prodotto di nicchia, abbiamo una qualità dell'olio che non ha da invidiare a nessun tipo di olio, né pugliese né toscano, ma è il top, significa il migliore in assoluto a livello mondiale. Questo non lo diciamo senza presunzione, è la verità. Dell'olio a Serre ritroviamo l'assessore al turismo e allo spettacolo Antonio Luongo, questa volta però in una cornice d'eccezione per parlare della terza edizione della Festa dell'Olio. Sì, infatti siamo arrivati alla terza edizione di questo bellissimo evento. Man mano che passano gli anni cerchiamo di dare un prodotto diciamo sempre più di eccellenza e di far trovare delle cose, sempre delle novità a chi vorrà venirci a trovare. Per l'occasione si può ammirare il cortile del Palazzo Ducale all'interno del quale ci troviamo adesso. Infatti una delle grandissime novità di questa edizione è proprio la riapertura di questo straordinario pezzo di storia di Serre che era da tanti anni purtroppo non accessibile perché diciamo, aveva problemi strutturali, insomma aveva bisogno di tanti lavori per essere di nuovo diciamo, utilizzabile e ammirabile da tutta la popolazione. Questa sera ce l'abbiamo fatta con grandi sacrifici per riaprirlo e farlo vedere a tutti e magari passare una bellissima serata qui. Questa è una delle novità. Un'altra novità è che abbiamo cambiato la location dei concerti proprio per dare la possibilità di visitare tutto il percorso enogastronomico, che è ricco di tante taverne, quindi tante prelibatezze, è ricco di espositori del nostro olio che è il principe della tavola e è il nostro fiore all'occhiello perché ci rappresenta. Quando parli di Serre si parla sicuramente in primis del nostro olio che è tra i migliori della zona, ma della campagna e dell'Italia.
Incontriamo il presidente della Comunità Montana Calore Salernitano, Angelo Rizzo, per parlare di un'interessante novità, ovvero il progetto per lo sviluppo territoriale integrato, la cui progettazione è quasi giunta al termine. Presidente, di che cosa si tratta? È un progetto di sviluppo territoriale e infatti siamo alle battute finali. Noi abbiamo sviluppato questo progetto, abbiamo avuto dalla Regione Campania un decreto di 4 milioni di euro per progettare circa 70 opere per circa 70 milioni di euro. Ora, per poter definire il tutto, è necessario che noi, che la Comunità Montana firmi una convenzione con la Regione, e quindi sto aspettando, adesso io la devo firmare con i 14 comuni della Comunità Montana, dopodiché completeremo il ciclo, il cerchio. Dunque, Presidente, lavori in corso per la promozione territoriale da parte della Comunità Montana Calore Salernitano. E promozione, ma anche infrastrutture. Prevalentemente in questo momento ci occupiamo di infrastrutture, per cui il progetto mira sia alla promozione ma anche alla creazione di strutture che siano poi utili per lo sviluppo prevalentemente turistico. Ecco, questo è l'orientamento generale, e non solo quello, ma però prevalentemente per uno sviluppo turistico di quest'area. E presso la Life Art Gallery di Battipaglia ritroviamo l'artista Andrea Natale, che ha pensato di rispondere al progetto promosso dalla Life Art Gallery, appunto, e da Ismaele Film per la realizzazione di un vero e proprio film con un'opera d'arte. Qual è stata dunque la sua risposta artistica per questo progetto? Sì, in effetti io sto pensando di realizzare qualcosa che rispecchi chiaramente il cinema italiano. Stavo pensando di realizzare qualcosa su Fellini o magari su Benigni, visto che sono, diciamo, nostrani, però vorrei andare un attimo più sul globale, quindi vorrei realizzare qualcosa di Hollywood, che riguarda Hollywood, e stavo pensando di progettare, di fare un disegno di una scena bellissima del film Troy, dove il protagonista Brad Pitt corre su questo cavallo con quella corazza di cuoio. Realizzare una scena del genere, credo di poterla realizzare in breve tempo, insomma. Ospite della serata inaugurale per la mostra collettiva degli artisti Life, l'artista Elena Gentile, che ha già aderito al progetto MAG. Come si sta trovando presso queste iniziative promosse dalla Life Art Gallery di Battipaglia? Buonasera, mi sto trovando benissimo, sono molto soddisfatta di come sta procedendo questo progetto. Infatti in pochi mesi, solo due mesi che ne faccio parte, ho fatto già tre mostre, questa è la quarta presso questa galleria, più la fiera a Padova, e quindi diciamo procede velocemente, proprio a gonfie vele questo progetto. E per questa nuova esposizione collettiva che si sta tenendo qui alla Life Art Gallery di Battipaglia e che durerà fino al 14 febbraio, in esposizione anche le opere dell'artista Letizia Caiazzo, che purtroppo non può essere questa sera qui con noi, ma le sue opere le commentiamo insieme al direttore artistico Mirko Mele, perché le stiamo ammirando, sono proprio alle sue spalle. Sì, anzi, a nome dell'artista chiedo scusa ai nostri collezionisti, sono venuti in tanti, perché ha avuto un contrattempo, lei è di Sorrento, non mancherà occasione, la prossima mostra ci sarà una personale della Caiazzo, chiaramente ne approfitto per invitare tutti i nostri collezionisti, e ci rifaremo con lei. Le opere sono alle mie spalle, dicevi bene, è arte digitale, arte innovativa, ma c'è tanto lavoro, tanto pensiero tecnico, c'è una ricerca al soggetto, al colore, spasmodica, direi, dell'artista, che sperimenta arte da tantissimi anni, perché l'artista si è evoluta, arriva a questo, ma non parte dall'arte digitale, ma ci sono tanti percorsi. Un artista, per me, da mercante d'arte pluriventennale, lo si definisce tale quando diventa eclettico, quando nel corso della sua carriera può decifrarsi e annoverarsi con varie tecniche, dalla spatola, dall'acrilico, all'olio, alla ricerca del materiale, perché poi l'artista oggi va tanto anche il materiale, il materico, e poi si arriva a una cosa del genere, parliamo di arte digitale,
stampata su supporti che delle volte sono pannelli, lo fa sull'alluminio, una cosa che mi piace tantissimo, anzi svelo questo aneddoto, Letizia l'ho conosciuta qualche anno fa, è una delle prime procurate della mia azienda e mi porto a vedere un'opera, una Marilyn Monroe, molto impattante sull'alluminio. A me piacque tantissimo e da lì è nato il nostro percorso. Yeah.